ventunesima domenica del tempo ordinario. Nessuno può considerare la sua appartenenza a Cristo come garanzia di una facile salvezza. Questa, infatti, è una grazia che va accolta e condivisa in una vita spesa per Dio e per i fratelli. Iniziamo questa celebrazione, foglietto dei canti, primo foglio sul fronte. Te lo diamo, Trinità. Sono beata, Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli.
preghiamo. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tutte le vicende del mondo trovino i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
il Signore, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Allora questo cammino che Gesù compie andando verso Gerusalemme è proprio quel cammino
possibile se noi non viviamo realmente l'incontro con Dio, se non viviamo in pienezza l'appartenenza a Lui sin dal giorno del nostro battesimo. Quindi la nostra vita cristiana è veramente tutto un cammino, è veramente un incontro da rinnovare con Dio giorno dopo giorno, e allora saremo noi certamente tra questi beati. Ecco, coloro che sono ultimi diventeranno i primi, e quelli che si sentono già primi diventeranno ultimi, perché sappiamo che Dio non ragiona come noi, Dio guarda al cuore dell'uomo. E infatti, se pensiamo alla parabola del fariseo pubblicano, verrà salvato pubblicano, non il fariseo che conosceva la legge demonia. Quindi sentite come il desiderio del Signore è proprio ricordarci a quella realtà vera di incontro, di cammino, di intesa, di preghiera, di affidamento della nostra vita a Lui, proprio perché in questo dialogo d'amore, in questo dialogo filiale tra noi figli e Lui Padre, avviene la nostra salvezza, avviene quella pienezza di vita che il Signore ci ha guadagnato proprio attraverso la sua morte in croce, ed è quello che succederà proprio a Gerusalemme. Allora sentiamo quanto sia vera questa frase: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ecco, sembra che il Signore ce lo ripete con queste parole, entrando dal Vangelo di Giovanni 14, con la pienezza della vita è proprio Lui, la via, la verità e la vita, e nessuno può raggiungere la salvezza se non impara da Gesù, se non vive come Gesù, se non porta frutti come il Signore ci ha insegnato. E il Signore ce lo insegna anche attraverso questo dramma della lettera agli Ebrei. Ecco, come un padre protegge i suoi figli, anche Dio ci tratta come figli, perché noi tutti siamo suoi figli. E quindi magari all'inizio può sembrare doloroso, può sembrare faticoso essere corretti da Dio, ma poi ci sarà un tempo di frutti, un tempo di pace, un tempo di giustizia per quelli che sono stati capaci di cogliere le parole di Dio, di vivere secondo gli insegnamenti del Vangelo. Allora ci incoraggia proprio l'Apostolo dicendo: rinfrancate le mani inerti, le vostre ginocchia, camminate dritti con i vostri piedi. Ecco, quindi impariamo proprio anche noi a mettere in pratica gli insegnamenti che riceviamo domenica dopo domenica, giorno dopo giorno, e quindi di applicarci a questo cammino di intesa, di dialogo, di preghiera, di vicinanza al Signore. Ecco, siamo in tempo di vacanza, certamente è anche giusto trovare un po' di riposo, ma anzi, forse proprio per la nostra fede possiamo trovare più spazio alla parola di Dio, più spazio alla preghiera, più spazio alla meditazione. Tutte queste realtà ci aiutano certamente a camminare sulle vie del Signore, a sentire come il Signore per noi è il centro della nostra vita, e capire che se viviamo come Lui, se passiamo anche
perché estende il regno di Cristo dedicandosi incessantemente alla penitenza e al rinnovamento e camminando per l'angusta via della croce. Preghiamo. Per i governanti, perché collaborando al bene dell'umanità promuovano la giustizia e la pace. Preghiamo. Per gli educatori, perché imitando la pedagogia di Dio siano capaci di formare e correggere con fortezza e evidenza, aiutando le nuove generazioni a camminare nella verità. Preghiamo. Per la nostra comunità che celebra il mistero pasquale di Cristo, perché annunci e testimoni con coraggio che solo nel nome di Gesù possiamo essere salvati. Preghiamo. Facciamo memoria dei defunti. Lo tuffo Francesco ad un mese dalla morte. Melchiori Giuseppe. Puccioni Alvaro. Puccioni Ilio. Brozzi Giulietta. De Palma Francesco. Agricola Maria Vittoria. Maiorano Giuseppe, Occhiena Massimo, perché abbiano la vita eterna, preghiamo. Ascolta Gesù, Padre Santo, illuminati e fortificati dalle difficoltà della vita che sperimentiamo, aiutaci a non perdere mai il valore della fede e guardare sempre alla meta futura che sei tu, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore dell'universo, dalla tua volontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi penata di salvezza.
Thank you.
Signore in pace. Quando teniamo aperto, al termine della messa faremo il canto e l'ora che viene. Sei tu, Signore, pane, tu cibo, sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà, chi beve il vino nuovo con me risorgerà. E Cristo il pane vero diviso qui fra noi, formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. Pace, prega per noi e per il mondo intero. Buonasera a tutti e buona domenica.